Le 3 e 2 minuti. Ed è arrivato il professor Nasti. Infatti, buongiorno, buongiorno. Infatti. Buongiorno, buon venerdì a tutti. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Come la va? Io benissimo. Sì? Lei non si direbbe, però. Sono messo male, sono messo ma male. Ma cosa c'è ancora sta allergia? No, sono costipato, raffreddore, orecchie, sei tutta una serie di cose. Solito problema. Ah, prostata. No, dai, di la verità, è quello. No, quella no, quella no, quella vabbè, no. Ma c'è ragazzi no. Che vorrebbero, casomai... Ma i ragazzi sono giovani, certe cose, non ne conoscono neanche il significato, pensa te. Allora, vi spiego come fare la prova per vedere se Sani sta bene. Un po' di praticantato. L'altra volta, praticantato. Dai, abbiamo i primi due ospiti di oggi, si chiamano Fabio e Chris e vengono da... Dal Trentino. Dal Trentino con furore. Da dove con per furore. Esattezza? Io dalla Valdinona. Io da Valdisole. Aia! Tutto un solandro contro un noneso e quindi la guerra aia. È accesa, è accesa. Ma no, dai. No, ma è fatta, si sta scherzando. Non c'è competizione tra le due valli? Ma in realtà sì. Tra di noi no. C'è competizione. Ti ricordi che avevamo una volta intervistato degli amici che venivano dai vari paesi e diceva che c'era competizione addirittura tra i vigili del fuoco delle varie località? Ogni paese c'è una caserma dei vigili del fuoco e quindi lì ragazzi. A chi sproffa più forte, a chi spegne più velocemente un incendio, per esempio. Bravo, bravo, esatto. Allora, il vincitore dei due è? Sono io. Chris, ti sei aggiudicato il Trentelode in che modo? Allora, c'era da mandare una foto con qualcosa di azzurro. Sì. Gli ho mandato la foto. Ieri, cioè questo ieri, è fresco ieri, fresco ieri. Di vincita. Questo fresco fresco di vincita. Una cosa sola. Che non c'è un cazzo da fare. Si è vinto ieri. Esattamente. Pronto, bravo. Arruolato, partito, arrivato. Significa che nella vita. C'era da mandare qualcosa di azzurro. E tu cosa sì. hai mandato ieri? Allora, io ho mandato... La mia giacca, azzurra, giacca comunque. Che non era una coperta. Esatto, noi iniziamo non a fare una delle coperta. Vieni qua, Chris. Ecco. Chris, vieni qua. Quella felpa, quella cosa, quella giacca, sì. Non era un po' pile il materiale? No. No? Di che cazzo di... Guarda, no, secondo me sembrava. Hai tu problemi di prostata, vista l'età, hai visto che certe cose sì, non le riconosci sì, così subito. Era una felpa. Era una di quelle invernali, tipo per sciare, sai, quelle... E io... Quello è il pailino, ragazzi, ma sveglia, che sveglia, pailino. È il pailino per sciare. Tecnico ma per che sciare. Tecnico, sono roba da 3 euro pailino. Al mercato, è un pailino di merda, dai! Se tu sei abituato a stare sulla poltrona con il preda, quello fatto a croce grosso di una volta delle nonne, è un problema tuo. No, cioè quello, dai, che se a casa tua mi accoglie con le cuffie, nel senso quelle pelose, non le cuffie da DJ, così, il berretto, cioè mi sembra veramente il nonno di Heidi. Guarda, stare, che il riscaldamento costa, sai, poi ti spiego. Però vorrei rivedere la fotografia. Ma adesso facciamolo finire. Chris, la foto era? Allora, c'era parte della giacca, parte del panorama azzurrino, nuvoloso, mm-hmm. E sì. Poi riflesso nello specchietto della macchina c'era un distributore con loghi azzurri e sotto una panda azzurra. Era tutto un azzurro, circondato da azzurro. Mancava il principe e poi eri fatto tombola. Esatto. Principe lo facevi tu in questo caso. Tu che fai nella vita, Chris? Allora, io sono in partenza adesso. In partenza? Per partire 6 mesi in Madagascar a fare il DJ in un villaggio turistico. Ma che brutte cose, ragazzi, ma che postacci. Oh, io avrei un po' di cose da dirti, la dai, penso dai. Nell'oceano indiano, ma che brutti po', che postacci, che figata, ragazzi. Veramente. Cioè, tu andrai a fare il DJ in un villaggio sì. turistico in Madagascar. Esatto, ho vinto un concorso con un'agenzia. Che indaccia. E mi spediscono. Ma pensate, guarda, sei triste per questo, già, immagino. Tantissimo, poverino. Il tuo amico Fabio qua, lui è triste perché non ti vedrà per 6 mesi, esatto. Però solitamente quando succedono queste cose, poi uno va a trovare l'amico, no? No, mi fa, ti mando i video su Snapchat. Ah, su... Hai capito? Bellissimo, fantastico. In che villaggio andrai, già lo sai? Sì, allora, un villaggio bravo, mm-hmm. Il brand si chiama Villaggio Bravo, si chiama Andilana Beach Resort, che ha appena vinto il premio come miglior beach resort al mondo. È quello che ha il ristorante sulla costiera. Esatto, esatto. Ragazzi, esatto. Sono preparato. Ce l'hanno tutti i villaggi, da Sharm el Sheikh all'ultimo dei villaggi in Thailandia, c'hanno il ristorante sopra. Caro amico Chris, nei prossimi 6 mesi magari un posto me lo trovi. No, una no, paraculata no, me la trovi. No, te c'hai già tutte le vacanze segnate, non sbordare fuori dal calendario, Sani. Che meraviglia, che meraviglia. E no, quindi insomma, bello questa cosa. Tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 20. 20 anni, hai fatto, sei stato... Sì, ho finito scuola, all'istituto tecnico informatico, mm-hmm. Ho fatto 2 lavoretti in una discoteca, poi in un supermercato, adesso è uscita questa esperienza. Esatto. Ho avuto la fortuna di poterla fare, vediamo come va. Non so che capita, comunque un postaccio. Ti siamo vicini, partiamoci un po' allora. Tu sei accompagnato da Fabio, che è il tuo amico del cuore, immagino? Sì, diciamo eravamo a scuola insieme, sì, siamo amici. Anche se ha 5 anni in più, però... Però
Come 5 anni in più? Dice che ho fatto due scuole, dice che ho 5 anni in più. Vabbè, dettagli, dettagli. Eravate a scuola insieme, però tu già ne avevi fatto un'altra. Sì, che sì. Scuola hai fatto? Ho fatto praticamente un centro pro, cioè un elettricista, praticamente 3 anni di elettricista, poi mi è venuto il piro di studiare e sono andato in seconda. Perché prima fare l'elettricista ha nel senso solo come la come mestiere, non l'estetista. No. Che devo dire, non è che hai fatto la scuola di elettricista. Sì, la scuola. Poi ho detto, poi mi è venuto il piro di studiare, nel senso che prima non studiavi. No, neanche dopo. Scuola dell'elettricista e poi hai fatto informatica. Con lui, perfetto. Sì, 4 anni. Bellissimo. Adesso cosa hai intenzione di fare? L'altra scuola? Guarda, no, c'è un altro villaggio. Cambia. C'è un altro villaggio. Io mi sposterei più verso le Seychelles, sempre nell'oceano indiano, così sei più vicino a Chris. Anche lì, insomma, ci sono delle cose interessanti, eh. No, poi ho finito la scuola, mi sono aperto il mio negozio di riparazione di telefoni, computer, tablet, in Valdisole. Bravo! Amaro, tac! Che tra l'altro facciamo pubblicità anche sulla radio. Ma pensa a te! Vabbè. Ma e allora, sai che non possiamo dire noi, oltre gli spazi acquistati, il nome del negozio. Come si chiama? AB Informatica Service. Come? AB AB come Service. Le prime due lettere dell'alfabeto? Assistenza Bertolini, che sono io. Assistenza Bertolini... Informatica Informatica Service. Informaticaservice.it in Val di Sole, paese a Di Maro, che noi conosciamo molto bene. Sì. Tu mi scavalli, Madonna di Campiglio, scendi e sei a Di Maro. Oppure arrivi fino in fondo. Certo. Alla quindi, AB di... tecnologia come Informatica Service.it It a Di Maro in Val di Sole. Bravo. Perfetto. Che meraviglia. No, perché non si può dire. Ragazzi, è brutto fare pubblicità. Quindi voi sostituite vetri che si spaccano, batterie con le torri, sì, quindi craccate tutto. Cosa fate i socket? No, cambiamo le scocche. Ah, le scocche, le scocche. Fatti cambiare una scocca, che bisogna ogni tanto. Ma lascia fare una scocca. Cambiamo una scocca. Crepi l'avarizia. Ma perché no? Paga... Senti, Fabio. Leggiamo la scheda di Chris, che sarebbe poi Christopher Lambert, e l'accompagnatore Fabio, 20 anni, città... Vorrei essere Christopher Lambert, era una cosa un po' diversa. Christopher Lambert, ma che per favore, stai messo una schifezza, diciamolo. Perché è simpatico del tuo ciuffo, il tuo sta per finire, il suo è lì che lo coltiva come un bonsai. Calma. Non c'è niente da fare, cioè proprio perde il quando dici passa la nota ai cavelli, è solo l'inizio di un lungo e drammatico tragitto. Posso solo peggiorare. Inizia ad arrivare qua, cioè che è difficile. Vai. Allora, sono iscrittivo zip perché la valigia. Perché sei in partenza, giustamente. Però anche da informatico lo zip, esatto, fa il zip. Maro. Ma quando parli? Voleva mettere un altro suono, Martellino. Voleva mettere un altro suono. Non c'era un altro suono. Maiali, zip. Papà, non è vero. Che porcata volevate scrivere? No, zic, nel senso... No. Il rumore di quando appoggi... si può dire, ho capito dal gesto. No. Siete no. Due maiali, siete. Cosa? No. Hai fatto una cosa con la bocca. Ma vai. Allora. Vabbè, puoi fare a meno di tagliarti la barba, perché anche Nasti, cioè siamo i due, io te l'ho detto, e tu hai un sacco di cose in comune con me, sono cazzi tuoi. Io ci provo, un giorno vieni là e dice, ma non noti la mia barba, ma che cazzo stai dicendo? Io ho provato. Cioè il pelo matto, cioè non è una roba... Neanche un pizzetto di merda, neanche l'acciuga morta che ti esce dalla bocca. No, io... Non esce, non c'è. Il tuo look preferito, jeans e maglietta, quindi molto casual. Come Nino D'Angelo, un jeans e una maglietta. La cosa che preferisco, finisci la canzone. Corri cavallo, corri, ti riprego. Vai. Non fermarti a fretta. Ma che non fermarti a fretta? È Samarcanda, dai, di vecchioni. Come fa? Corri cavallo, corri, ti prego. Fa a Samarcanda, fino a Samarcanda io ti porterò. Esatto. Ci ha provato. Il triangolo, no? Non l'avevo considerato. Questa la sa. Questo è grave. Ciambacetto. La sa. Che schifo. Passerotto. Non andare via. Ma come sta? Ma come mai? Cioè... mia mamma ascolta Radio Medioevo. È il grande baglione. Ci sta. Dice, hai mai detto bugie a fine bene? Tipo, cioè, sì, per salvare un amico dalla friend zone? Sì, esatto. Cioè, che è successo? È un amico che non è tanto fortunato con le ragazze. E ogni tanto dobbiamo inventarci qualche scusa perché lo rifiutano, e allora una volta ma doveva andare, una volta ma l'amica l'ha portata via, però alla fine
Scusa Gabriele. Ma no! Ma non dire il nome, sei uno strozzo, l'hai sputtanato davanti a tutti. Cioè, no, era bello, sì, fino qua, niente, capiva, l'ha distrutto. Insulta Nasti, questa è nuova. Cioè, esatto. Risposta, non capisci le foto? Ma scusate un attimo, una volta era insulta di gira la tua destra, la sinistra, è sempre stato la tua sinistra. Mi hai cambiato insulta Nasti, molto chiarissimo, non capisco perché, ma vediamo. Dice, non capisci le foto? Non capisce niente, c'è ragione. Allora, io tutte le volte ti faccio vedere le cose, zero. Sto pailino che indossarvi, è quello che c'è, è fatto di pai, ragazzi, quella felpettina. Adesso andiamo a prenderlo. Adesso andiamo a prenderlo. Ce l'avete di sotto? Sì. Lo voglio qui. Adesso lo voglio qui, lo postiamo su Facebook. Pubblicamente risposte. Bravo. Descrivi in tre parole il tuo accompagnatore. Quindi, Chris descrive Fabio, dice pazzo, vecchio e disponibile. Ma vecchio cosa? Cioè, cinta che per lui. Allora, per volta. Pazzo, perché vabbè, un po' come voi, è bella compagnia di fuori di testa. Esatto. Disponibile. In che senso? No, 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 allora, Fabio, no. Sei disponibile, amore? No, no, aspetta. No, per me, Ah, per te? No. Ah, voi due state insieme? Allora state insieme, no. Allora era disponibile in questo senso. È bello anche il gay pride, sono queste cose, no, no, insieme. No, non siamo contrari, dai, ognuno faccia quello che vuole. Certo. Ci no, ma lui intende dire che se Chris dovesse rimanere a piedi alle 5 di notte in autostrada, Fabio lo andrebbe a prendere. Vecchio, vabbè, perché l'ha già detto, a 5 anni più di lui, di conseguenza tu hai 20 anni, lui ha 25 anni. Sì, cosa? 23. Sai, io te è ammazzato, è bello, è bello, nei nostri confronti è molto bello. 23 anni. Andiamo noi, è vecchio. A Messani ci trovate al museo. Ci vedo direttamente. Va bene, va bene. Allora, grazie a Christopher, a Fabio. Tra poco ritorna il Viva Open Day.